il modello, che significa che ha un carisma? È carisma da lettere, una grazia, cioè ha un dono, si percepisce che in lui c'è una capacità. Capo, capacità, deriva da qui la parola capacità, cioè hai la capacità di esercitare una leadership e la eserciti in un certo modo. È un insieme, io direi, di competenze, di compassione una leadership. Ora, ci sono cose innate, indubbiamente, c'è l'educazione ricevuta, c'è una disposizione all'ascolto, indubbiamente molto alta, la pazienza, un capo che è un paziente che fallisce un giorno dopo. Insomma, sicuramente ci sono delle virtù, delle capacità che sintetizzano una serie di requisiti, di talenti umani, ma per noi che crediamo c'è anche una grazia, perché carisma, la lettera, significa questo. Cioè matura dentro un'esperienza, dentro una chiamata, una dimensione spirituale che si associa, che si unisce e che potenzia, che dinamizza, che esplicita una capacità di bene che è nell'uomo, è una facilitazione. E questo avviene misteriosamente, miracolosamente, avviene dentro il ministero. Io credo che quando parliamo di leadership dobbiamo dire che c'è un mistero, ecco, questa chiamata, questa elezione, che tu non attendi, che tu non vuoi, che tu non cerchi, che si fa ministero, e si fa ministero come esplicitazione di capacità che sicuramente sono naturali, ma che sono potenziate da questo dono. E questo dono è della comunità, non è tuo. Questo dono è dentro la storia della gente, è la vita della gente, e quindi matura dentro un'amicizia, matura dentro una compagnia, non è qualcosa che si determina senza gli altri, si matura dentro gli altri. Questo è il carisma. Quello che state dicendo connota però la figura del capo, del leadership, del leader, in maniera assolutamente diversa da quella attualmente che leggiamo sui giornali. Insomma, noi ci riferiamo quando parliamo di persone che sono leader. Per noi in genere persone leader sono persone potenti. Voi state dicendo che sono persone a servizio. È possibile che le due cose vadano insieme? Cioè, è possibile che cos'è l'educazione, l'amicizia, il dire di sì, il fidarsi, cos'è che permette a chi ha particolari capacità, come diceva Salvatore Martinez, di accollarsi delle responsabilità per il bene comune? Tutti i livelli, in ambito ecclesiale, ma in ambito civile. Sì, io approfondisco proprio il tema di ciò che dà origine ad un leader, ad un carisma. Il carisma nel senso stretto del termine è proprio il dono di Dio, però il carisma, come lo vedo, è proprio del fondatore. Lì noi ci troviamo di far fuori del fondatore, di una persona straordinaria. Uno prende Padre Pio, che è un carisma, prende il fondatore. Da parte degli altri che cosa c'è? O ce l'hai tu la pretesa di essere il fondatore, oppure sei, oppure vai vicino, vedi che ti interessa. Cosa è successo, dico, nel mio caso, cioè nel senso che non si era mai pensato né programmata una cosa del genere, che seguendo un carisma tutta la ricchezza, diciamo così, che fa parte della nostra umanità e come aiutata a svilupparsi. Io ho fatto l'incontro quando studiavo teologia a Roma e poi studiavo a Milano. E quando studiavo teologia avevo proprio un'inquietudine per la giustizia, ho già detto di questo passato, un'inquietudine per l'arte, un'inquietudine per i popoli delle borgate. Già facevo catechismo nelle borgate romane e insegnavo l'alfabetizzazione. E allora, e però pure mi piaceva andare per le strade di Roma, le strade del centro, una cosa bella. Incontrando il carisma, quello che era bello è diventato più bello. Quello che, cioè, vedi che quell'incontro lì, se lo segui, Non ti fa perdere, lo devi seguire, stai seguendo un altro, non più te stesso, stai seguendo un altro. Quindi chi ha un dono è il primo che serve quel dono, è il primo che va dietro a quel dono,
e che quindi non c'è nessuna pretesa di essere lui il capo, di essere lui questo o quest'altro. Anzi, quando succede qualcosa del genere uno vede che sta fallendo, insomma. E poi la bellezza del dono è che vedi che tutta la tua umanità è valorizzata, cioè che non devi portare niente. Perciò quanto più si va avanti, più coincide con servizio. Come ci si educa però per diventare personalità presidenza? Come ci si educa? Perché e come si educano altri a diventare personalità così? Perché la vostra principale, non facciamo in politica che non ci possono essere regole, perché non si è educato nessuno ad acquisire una leadership. La vostra responsabilità più grande, immagino, sarà di formare dei sacerdoti, dei laici, degli altri laici che possano eventualmente prendere il posto. Come si fa? Io mi collegherei a quello che diceva il vescovo: un uomo si può servire o asservire. Se lo asservi è potere, altrimenti è servizio. E la principale risorsa dell'uomo, ci ha insegnato in un'enciclica sociale, la Centesimus Annus, Giovanni Paolo II, è l'uomo stesso. Quindi ciò che alimenta la tua leadership, ciò che la autentica, ciò che la rende efficace, è lo stesso uomo che stai servendo. Quando ci ha spiegato la sua, e potrei spiegarla anch'io, una leadership cresce dentro un carisma che contagia, che comunica per qualcosa la tua vita, che la segna, e gli altri lo percepiscono. E questo comunica di per sé. Quindi, senza che tu lo voglia, tu da discepolo diventi maestro, da figlio diventi padre. E questa è la crisi del nostro tempo, la crisi della leadership, che si deve leggere a partire da questo dato. Molti non sono capaci di generare perché non sono stati generati. Molti non sanno servire un'esperienza perché non ne hanno fatto esperienza. Ed è la crisi di autorità, la crisi di rappresentanza e la crisi di credibilità. Ma questo vale per un politico, vale per un padre oggi. Molti sono portatori di paternità dubitative, rigettanti, perché non hanno fatto esperienza d'amore. Non sanno esercitare una paternità. Questo vale per molti insegnanti. Allora bisognerebbe intanto chiedersi quali maestri abbiamo. Poi Paolo VI ci dirà che saranno credibili nella misura in cui sono testimoni, ed è verissimo. Però tu sei figliato, una leadership è sempre una esperienza di filiazione. E ti riconosci dentro una storia. E quanto più quella storia è credibile, tanto più può essere creduta. E questo vale in ogni ambito. Vale in ambito religioso, ma vale in ambito sociale, in ambito politico, in ambito economico. Quindi quando parliamo delle sfide della leadership, noi dovremmo chiederci in questo momento qual è la ragione profonda per la quale noi vediamo questa crisi di rappresentanza. Quindi, è la sfida dell'educazione quella che manca. Se dicevo all'inizio di una libertà educata, di una libertà educata. Chiedo anche a lei, Monsignor Santoro, come ci si educa. Voglio dire, sono necessarie anche delle scuole, userei le virgolette, nel senso che potrebbero, sono scuole di vita, ma sono anche proprio scuole dove si impara. Oggi ogni tanto il Papa lo dice, no? I ragazzi non sanno più le preghiere. Ecco, l'ABC in tutti i campi dell'esistenza, mancano scuole di formazione politica, manca anche un'educazione alla fede nei cristiani, manca un'educazione nelle famiglie, per cui non capisca il proprio ruolo anche in un rapporto d'amore, non di mera dipendenza. Come ci si educa? Certo, l'educazione prima avviene quando la nostra persona, incontrando un'esperienza, si lascia guidare, si fa educare, si fa condurre. E la forza del carisma e la forza dell'autorità è quando non ti lascia tranquillo, quando ti mette in movimento, quando ti perturba, cioè quando non ti fa dormire, cioè quando ti lascia inquieto, nel senso che è come provocata costantemente la tua libertà, è provocata la tua libertà a decidere, a dire di sì, a servire. Per cui c'è la scuola è proprio fatta dalla persona che si sente provocata nella sua umanità e riparte ogni giorno, riparte in ogni circostanza, riparte in ogni momento.
Io ricordo quando sono andato in Brasile, oltre tutto il mondo bellissimo dell'incontro con i poveri, che era la cosa più bella, con i moradores di rua, quelli senza fissa dimora, i favelados, queste sono le cose più immediate, più intense, più belle. Però poi avevo il mondo accademico dell'università. Allora nel mondo dell'università dove andavo, non ero visto con la simpatia dei poveri, ero visto come uno che il cardinale aveva chiamato da Roma per mettere ordine nella facoltà di teologia, più o meno così, insomma, ecco. E quindi uno, l'emissario di Roma, e quando ho cominciato a fare lezione ho trovato un gelo, il ghiaccio, proprio così, perché per tutte queste cose qui, per il sospetto anti-romano, che non c'è solo in Europa, ma anche in varie parti. Allora lì io ho visto, ma in questa situazione, io mi ho chiesto a Don Giuseppe, ma come faccio quando sarò in difficoltà? Allora lui mi ha detto, la prima cosa è che tu hai studiato, li devi vincere nella competenza. Quindi comincia a parlare di Hegel, Marx e Scheler, tutti gli altri che loro parlano ma poco conoscono, e quindi li devi, però con queste, e poi mi ha detto, guarda che io ti seguo. E allora ho detto, com'è che vinci questo ghiaccio, questo gelo? E ho detto, se io do la stessa misura muro contro muro, non risolvo nulla. Com'è che è cambiata la situazione? Cominciando a guardarli come io sono guardato, come il Signore mi guarda, come un altro mi guarda. E quindi c'è un rapporto umano. Allora, tutti i discorsi ideologici, teologia della liberazione, marxismo, eccetera, 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 c'è innanzitutto il rapporto con la persona. Una persona che cerca, una persona che va avanti, quindi è come un rapporto, quindi non uno sguardo di sono il rappresentante giusto, vado con quelli che sono in errore, no, ma come l'incontro con la persona, l'essere coinvolto. Allora dopo un periodo di questo tipo mi hanno subito detto, beh, non capiamo bene da dove parti e da dove vieni, e dico sì, sono un po' come il vento, insomma, non sai dove vieni, però vediamo che c'è un'esperienza. Quindi lo sguardo è cambiato, ma da come tu guardi. Quindi lo studio, la preparazione, un'amicizia che ti sostiene e la capacità di guardare all'altro. Viene in mente ovviamente la citazione di Papa Francesco quando ha detto quell'espressione secondo me meravigliosa del carisma e dell'autorità. Io sono uno più vicino all'autorità. Quali sono, Salvatore Martinez, oltre naturalmente alle vincite personali, con la stessa domanda che ho fatto all'inizio, quali sono i vinti e rischi di una leadership non prettamente formale? Io posso urlare, se voi mi sentite in attesa che si sistemi, perché abbiamo visto, e purtroppo, come è inutile nascondersi, anche grazie, anche in ambito ecclesiale, abbiamo ascoltato di scandali, abbiamo ascoltato di personalità che hanno deviato dalla loro autorità, vero o non vero, però qualcuno c'è stato. E quali sono i rischi di una leadership che non è formata e che a un certo punto si centra soltanto su se stessa e che non sa guardare agli altri prima di tutto? Intanto, qui io parlo per esperienza, molti uomini non sono riconciliati, cioè il leader deve essere una persona profondamente riconciliata con se stesso e con gli altri, e c'è un elemento di debolezza oggi assai poco curato da coloro che esercitano una leadership. E il grande Don Luigi Sturzo lo comprende. Quando, in un momento molto difficile della sua storia, siamo nel 1938, lui si trova a Londra, il nemico, attenzione, non era soltanto Mussolini, ma anche la Democrazia Cristiana che non voleva che ritornasse. E Sturzo dice che la vera rivoluzione che era necessaria nel nostro paese si sarebbe data soltanto in termini spirituali,
perché quando l'uomo